bene? Oggi è il 18 aprile ed è una delle date topiche, storiche, perché senza nessuna presunzione questa denuncia che oggi presentiamo probabilmente rimarrà nella storia. Cioè, tutti noi sappiamo che viviamo in un mondo veramente ingiusto, falsato, ecco, ma anche falsario, travisato e falsario, appunto, come dice Giorgio, e che non c'è praticamente nulla di vero, di reale, di concreto a livello giuridico, a livello sociale, politico, morale, eccetera. Vi leggo. Allora, perché siamo qui? Perché abbiamo, andando ad analizzare una serie di documenti, scoperto che in realtà la Germania come Stato non esiste. E vi spiego il perché. Questo è l'atto di resa della Germania dell'8 maggio 1945. L'atto di resa che viene poi sottoscritto varie volte dai vari generali comandanti di piazza nelle varie località ancora occupate dalla Germania al momento, diciamo, della capitolazione. In Italia è avvenuta il 2 maggio. Esatto, il 2 maggio a Caserta. A Caserta, ed infatti questo testo è praticamente la riproduzione esatta del testo di Caserta, che come controparte qui c'è la Germania, in quella di Caserta ovviamente c'era l'Italia. Nel 2 maggio ci fu anche la firma del maresciallo Graziani in quanto ministro della guerra della Repubblica Sociale Italiana e capo di tutto l'esercito, che era composto da oltre 600.000 persone della Repubblica Sociale Italiana. Allora, 600.000, vogliamo ricordarlo. La cosa importante, adesso cominciamo ad entrare nel merito così si capisce, cercando di essere concisi, ma purtroppo i fatti sono tanti e vanno raccontati per far capire il senso della nostra denuncia. Questa è la Declaration regarding the defeat of Germany and the assumption of supreme authority with respect to Germany by the governments of the United States of America, eccetera, eccetera. No, attenzione, vuoi leggerlo in italiano? Sì, allora. Hai detto una cosa molto importante, leggila. Allora, dichiarazione riguardante la capitolazione della Germania e l'assunzione della suprema autorità nel rispetto... in relazione alla Germania dai governi degli Stati Uniti, della Unione Sovietica, della Repubblica del Reame Unito. Sì, Kingdom dell'Inghilterra. Sì, dell'Inghilterra, vabbè, del Regno Unito, ecco, non mi viene. Esattamente. Del Regno Unito e il governo provvisorio della Repubblica di Francia. Ecco, io ti ho invitato a leggerlo perché qui ci sono scritte alcune cose. Molto importante, ma poi ci seguita dopo, adesso le spieghiamo. Tra cui anche il concetto di governo provvisorio francese. Certamente. Ecco, vabbè, andiamo avanti. Andiamo oltre, che non andiamo in dove. No, no, vabbè, qui, no, facciamo no, una conferenza di tre giorni. L'importante è che i nostri amici comincino a capire come stanno veramente le cose. Allora, tralascio alcune cose e andiamo sul, diciamo, i due punti diciamo, veramente topici della questione. Allora, dice the governments of the United States of America, e tutto c'è, cioè il caravanserraglio, hereby assume supreme authority with respect to Germany, including all the powers possessed by the German government, the high command and any state, municipal or local government or authority, the assumption for the purpose state above of the said authority and powers thus not affect the annexion of Germany. Cioè praticamente dice, qui si assume in questo testo la suprema autorità nei confronti della Germania, incluso tutti i poteri posseduti dal governo tedesco, l'alto comando di Stato, cittadino e governo locale o autorità in genere, l'assunzione per le proposte stabilite sopra del cosiddetta autorità e i poteri non hanno effetto sull'annessione della Germania. Cioè dice calmi tutti, la Germania non viene annessa, però
tutto il resto è nostro. Sì, momento, appunto, a chi non viene annessa? Non viene annessa agli Stati Uniti. Allora, chiariamo bene come stanno le cose. Questa è la dichiarazione di Dwight Eisenhower. Appunto, diciamo anche chi è. Esattamente, che Eisenhower, oltretutto, essendo di origini tedesche nominalmente, era anche un superiore ufficiale perché aveva fatto ovviamente l'accademia militare e come tale conosceva le norme relative delle imposizioni dovute alle vittorie, chiaro? Benissimo. Certo. Allora, l'altro aspetto, sì. Hai finito? No, sì, ho finito. L'altro aspetto importante in tutta questa dichiarazione presa d'autorità, diciamo così, di assunzione del comando in capo delle istituzioni tedesche, fra l'altro il penultimo articolo, anzi il terzultimo articolo, il 13, oltre a tutte le altre cose, al punto B dice: Delayed representatives will impose on Germany additional political, administrative, economy, financial, military and other requirements arising from the complete defeat of Germany. The Allied representatives or person or agency duly designed to act. Mi sembra Matteo Renzi che parla inglese. Vabbè, non mi frega un cazzo. Obama, dai, vai. Io lo so però l'inglese. Sì. C'ho l'accento che da per raccontare. Vabbè, dai, chi se ne va fatto per fare una battuta? Allora. Their authority will issue proclamation, orders, ordinance and instruction for the purpose of laying down such additional requirements and of giving effects to other provisions of this declaration. All German authorities and the German people shall carry out unconditionally the requirements of the Allied representatives and shall fully comply with the all such proclamation, orders, ordinance and instruction. Allora, qui dice, i rappresentanti alleati imporranno alla Germania imposizioni addizionali politiche, amministrative, economiche, finanziarie e militari a causa della completa disfatta della Germania. I rappresentanti alleati o persone o agenzie appositamente designate per agire in questa nella loro autorità saranno incaricati produrranno proclami, ordini, ordinanze e istruzioni per proporre la disposizione di queste addizionali regole e di dare effetto agli ordini, agli altre provvigioni previste dalla dichiarazione. Tutte le autorità tedesche e il popolo germanico dovrà sottostare incondizionatamente alle richieste dei rappresentanti alleati e saranno responsabilizzati completamente di queste dichiarate proclami, ordini, ordinanze e istruzioni. Cioè questo per dire insomma che c'è qui la perdita totale di qualunque diritto civile, amministrativo. Come si fa sempre quando c'è la resa totale? Quando c'è la resa totale. Quindi qui parliamo di una resa capitolazione. Quindi senza condizioni. Attenzione. Allora, è una capitolazione senza condizioni che si differenzia in maniera sostanziale dalla resa del governo tedesco e austro-ungarico durante il primo conflitto mondiale, che non fu nemmeno una resa, fu un'attestazione di sconfitta. Tant'è che poi da quella capitolazione potrebbe, con la cosiddetta pugnalata alle spalle, Hitler
esatto. poté riuscire a come si dice, emanciparsi da quelle immonde regole pesantissime imposte dagli soliti americani, che non sono i buoni che ci raccontano, non sono mai liberatori, esattamente, mai. E è importante tenere presente che quando fu firmato quella pseudo trattato di resa, le truppe tedesche erano ancora in territorio francese, per cui di lì nacque il movimento degli elmi d'acciaio, degli Stahlhelm, perché aveva in se stesso la rivalsa della casta militare tedesca contro il tradimento della casta politica che aveva traduito i militari. Sì, perché in effetti la Germania allora non era in capitolazione militare. Esattamente. Era ancora, in fase arroccata sulle difese. Era ancora in territorio francese. Certamente. Nelle trincee solite, trincee francesi, belghe e francesi. Tant'è vero poi che potettero nascere tranquillamente i corpi franchi, e basterebbe leggere quel libro fondamentale di von Salomon, I proscritti, per capire come sono andate le cose in Germania, e questi corpi franchi poterono combattere in difesa dei confini ad est contro polacchi dopo, dopo la capitolazione del 1918. Esattamente. Bisogna spiegarlo perché sennò non si capisce. No, appunto, stiamo parlando di questa. È importante. Sono due capitolazioni diverse. I corpi franchi sono stati, il primo gruppo armato della Germania, della Germania post-bellica. Esattamente. E diciamo anche che la differenza sostanziale sta proprio in questo, per cui giustamente alcuni storici hanno parlato di una sola guerra, perché si è trattato di una sola guerra della Germania contro il mondo intero, dove la fine della Germania è avvenuta nel 45, non nel 18-19, ricordiamoci. Certo, è una buona teoria, ha delle buone basi. Allora, oggi perché siamo qui in definitiva? Perché tutto quello che abbiamo finora letto è fondato su documenti mai smentiti e mai soppiantati da successive altre documentazioni o trattati internazionali. Che significa? Allora, va tenuto presente una cosa che è ugualmente importante, mi sembra che sia giusto che lo dica qui. A un certo punto, per fare un'azione, un'alzata di testa, il governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania. Tra le risate generali di tutte, per due ragioni: prima, che la Germania non era in condizione oltretutto di dichiarare di accettare una simile dichiarazione di guerra, come racconta e mi sembra sia stato l'ambasciatore di Spagna Paolucci de Calboli, che consegnò, vergognandosene assolutamente, all'amico ambasciatore. Beh, la famiglia De Calboli c'era una tradizione di etica, di morale, è naturale. Che non poteva sicuramente. Esatto, l'ha dovuto fare. È strano che lui abbia poi accettato di rappresentare il governo del re in Spagna, mentre poteva rappresentare il governo della Repubblica Sociale Italiana. Ma questa è un'altra questione. E allora all'amico ambasciatore tedesco, dove gli presentò questa dichiarazione di guerra, vergognandosene caldamente. Questa dichiarazione di guerra non aveva assolutamente nessun valore. Primo, perché fu una dichiarazione di guerra a una Germania che stava soccombendo. Secondo, perché chi dichiarava la guerra era una totale nullità. Non esisteva. A livello internazionale non era riconosciuto da nessuno. Assolutamente da nessuno. E quindi, non essendo stato essendoci un governo ufficiale, ma solo un governo in fuga, non poteva prendere operatività di rigore internazionale. Allora, questo trattato, attenzione, questa dichiarazione di guerra non fu assolutamente, attenzione, nel dopoguerra colmata da una dichiarazione di pace, per due ragioni: la prima per la non valenza di quella dichiarazione di guerra, la seconda per la non valenza della Germania di oggi. Certo. Allora il fatto, qui entriamo nel dettaglio.
Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Leggiamo il titolo: querela, denuncia contro i parlamentari italiani, quindi parliamo di altra cosa, per quello che ci riguarda dal lato italiano, perché il fatto ha coinvolto il mondo praticamente, ma per quello che ci riguarda per la giustizia italiana, questa è la parte della querela. Quindi contro i parlamentari italiani di tutte le legislature per aver sottoscritto e ratificato i trattati farsa di integrazione europea in cui ha partecipato anche la sedicente Repubblica Federale di Germania, pur non avendo titolo, rango, supporto giuridico e mandato politico per stare in possesso, agire, trattare, condizionare e stipulare. Allora, diciamo anche qui due cose importantissime. Forse molti dei nostri amici vedono abitualmente un programma, anzi due programmi televisivi in due televisioni differenti, di cui una è di Mediaset e l'altra mi pare che sia Rai 1, dove simulano dei veri e propri processi. Come fanno a portare all'attenzione delle persone certi problemi reali della vita sociale? Giustamente fingendo che uno dei due contendenti, uno dei due o più contendenti, citi l'altro in un processo. In questa maniera è possibile far parlare gli avvocati, far parlare i testimoni, far parlare il magistrato che deve emettere la sentenza e far giudicare da una giuria di persone scelte a caso. La stessa cosa facciamo anche noi, perché la maniera migliore per illustrare ai cittadini la incongruità e l'illegalità costante di questo regime che ci opprime è appunto quello di denunciarli. Poi cosa faranno i magistrati non lo sappiamo, ma sta nei fatti che noi la denuncia l'abbiamo fatta. Era doveroso farla. Esattamente. Per onestà intellettuale verso di noi e verso gli altri concittadini che queste cose probabilmente non le sanno. Come scrive un autore di un libro di denuncia del comportamento delle banche, io so e ho le prove. Noi sappiamo, abbiamo le prove e le denunciamo pure, certo. Lo diciamo ai magistrati. Certamente. Allora, non avendo però alcuna fiducia di questa magistratura, a questo punto glielo denunciamo lo stesso, perché azione pubblica e di risveglio delle anime, delle coscienze, delle consapevolezze che si può fare a livello di quello che possiamo fare. Esattamente. Noi. Ovviamente accesso alle televisioni pubbliche a noi non ce lo daranno mai. Esattamente. Perché... Ma non ci vogliamo nemmeno sporcare. Vedendo quelli e quelle programmi di pseudoinformazione che ci sono in tutte le sere, allucinante, in tutti i programmi, dove persone che credono di poter esprimere il proprio dissenso eccetera restano poi annegati in un mare di urli, di recriminazioni, di storie varie, preferiamo nell'egoismo egocentrista, perché ci fregano. Certo, è un egoismo egocentristico del dolore, esattamente, della sofferenza dell'anima di queste persone che non riescono a esternare quello che è di valenza generale, ma che non se lo fanno fare. Qualsiasi rivendicazione e comunicazione validissima in se stessa viene sommersa da un coro di urla, certo, di letame, di vocio, voci danteschi dell'inferno dantesco, certamente, per noi, per cui questi creano voci disturbo alla comunicazione esattamente. E alla conoscenza esattamente. Allora, questo querela contro tutti i parlamentari italiani, tutte le legislature eccetera, contraenti con la Germania a partire dall'iniziale partecipazione alle trattative farsa per la costituzione della CECA, le analoghe e successive associazioni economiche europee. Quindi per terminare con i trattati MES, TESA, i più peraltro recenti, coordinati TTIP, soprattutto nell'interesse della Germania. Certamente, certamente. Allora, sono i capi di imputazione che noi gli addossiamo? Attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, intelligenze con lo straniero, favoreggiamento bellico, somministrazione al nemico di provvigioni, partecipazione a prestiti a favore del nemico, commercio col nemico, infedeltà in affari di Stato, parificazione degli Stati alleati, attentato contro la Costituzione dello Stato, del potere politico, attentato contro i diritti politici del cittadino, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché tutto nasce da quei documenti che abbiamo fatto vedere prima, cioè praticamente la sequenza logica è questa. Noi che cosa prendiamo? La Costituzione a riferimento, gli articoli 10, 11, 25, 28, 54 e 80, che dicono: l'ordinamento giuridico italiano si uniforma alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciute, quindi
Esattamente. Riconosciamo il diritto internazionale, dopo vediamo perché lo riconosciamo. No, ma lo riconosciamo in quanto c'è scritto nella Costituzione. Certo, certo, io sto leggendo. Non ci fosse scritto, non dovevamo farlo. Ma siccome c'è scritto, e lo dobbiamo fare. Esattamente. Allora, articolo 11, l'Italia, omissis, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce l'organizzazione internazionale rivolta allo scopo. A patto che questo sia fatto da organismi come tali riconosciuti, cioè l'ONU. Ma non dobbiamo fare una cessione di sovranità alla Germania quando noi siamo in guerra con la Germania. Esattamente. Siamo ufficialmente. Non siamo in guerra. Siamo in armistizio. Quella dichiarazione di guerra è fasulla, in ogni caso. Non fa niente. Però lo sono i nostri alleati, per esempio, la Francia, esattamente. No, e l'Inghilterra, esattamente. O gli Stati Uniti. Quindi noi, poi ci arriviamo. In cui si riconoscono, noi riconosciamo il, ecco, l'articolo 249, poi lo leggiamo. L'articolo 25, nessuno può essere distolto dal giudice naturale prestituito per legge, quindi noi dobbiamo essere giudicati secondo le regole italiane, il diritto italiano e gli avvocati e i giudici italiani. E qui c'entra perché poi adesso hanno fatto l'Eurogenforce e tutte le varie porcate per cui ti possono mettere sotto processo in Olanda e tu devi andarti a difendere in Olanda. Esattamente. Ecco, mentre in realtà, e quindi questa è una cessione di sovranità che in questo caso non va portata avanti. Esattamente. Perché va contestata. È annullata e nullificata da questa cosa l'unica, che adesso diciamo. Guarda, te lo dico subito, l'unica cessione di sovranità che noi abbiamo è nei confronti degli organismi dell'ONU. Esatto. Intendendo con questo i dipendenti e che operano per conto dell'UNESCO, di quelli che operano per conto della FAO, nell'interesse collettivo di tutti i popoli, di tutti i popoli del affamati. Mondo, affamati o meno, e ovviamente dell'ONU, che sono ad esempio i caschi blu. Esattamente. Il casco blu è un riconoscimento che noi riconosciamo. Certamente. E basta. Certo. E basta. Certo, certo. Allora andiamo avanti. Articolo 28. I funzionari dipendenti dello Stato e gli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Quindi quelli che noi denunciamo sono certamente loro e ne devono rispondere. A livello politico, civile, amministrativo e quant'altro. Tutti i cittadini hanno dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi, articolo 54. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di compierle con disciplina ed onore. Quindi loro devono saperle queste cose. Tutti i parlamentari, a partire dal 1952, che hanno ratificato trattati internazionali o europei in cui era presente la Germania, ricadono in questa tipologia. Tra parentesi voglio dire un'altra cosa. No, un'ultima cosa. No, poiché questi governi, almeno dall'inizio del 2000 in poi, sono illegittimi, noi non siamo assolutamente... Per la parte italiana, esatto. Per di più, certo. E quindi noi non siamo assolutamente a partire dal 2005 a ubbidire a queste leggi. Assolutamente. L'articolo 80 poi che dice, le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica e prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio ed oneri della finanza e modificazioni delle leggi. Quindi sono responsabili senza nessuna via di uscita, certo. Di scampo, non c'è discussione. Vediamo qual è il loro reato. Allora, qui esiste la legge fondamentale della Repubblica Federale. Oh, dopo spiegheremo per quale ragione si parla, no? No, lo diciamo legge subito. No, perché poi leggeremo la legge fondamentale dello Stato del Vaticano. No, certo, ma va bene. Emessa in nome di Gesù Cristo, Signore dell'Universo, attenzione. Certo, dal suo rappresentante in terra. Esattamente. Voitila. Regnante assoluto dello Stato del Vaticano. Esattamente. Per fortuna solo del Vaticano, per il momento. Ufficialmente, sì. Ma non ufficialmente anche di qualche attraverso la mafia, la camorra, da loro perfettamente controllata, e le banche. Legge fondamentale della Repubblica Federale. Allora, uno mi deve spiegare com'è che si chiama legge fondamentale e non Costituzione, ma bello è che poi esiste in questa cosiddetta legge fondamentale un preambolo, cioè prima dell'apertura del primo capitolo, del primo articolo c'è questa qua. Allora,
Leggete un po', consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace nel mondo, quale membro equiparato nei diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco, dei Länder, del Baden, eccetera, eccetera, tutti i vari elencazioni. E del no, perché è importantissimo, elencare i Länder. Vabbè, oh. I Länder preesistono ad esempio alle nostre regioni, certo. Ma da secoli, certo. E quindi è qualcosa di allora, molto importante. Württemberg e Hohenzollern, per finire, al fine di dare alla vita statale di un periodo transitorio un nuovo ordinamento. Dare la vita statale per un periodo transitorio un nuovo ordinamento in virtù del suo potere costituente, ha deliberato la presente legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, agendo anche per quei tedeschi a cui è negato di collaborare. Poi anche qui vediamo perché. Tutto il popolo tedesco è esortato a realizzare mediante libera autodeterminazione l'unità e la libertà della Germania, e questo è un invito molto chiaro, no? Molto evidente. E quindi poi l'articolo di chiusura, vediamo l'articolo di chiusura che dice. Articolo 146. La presente legge fondamentale, che è applicabile all'interno popolo tedesco, lo ripete qui l'affermazione fatta nel preambolo, che scusa un minuto, mi viene in mente una cosa. I tedeschi, in quanto parlano il tedesco, o quanto cittadini dei Länder, ex stati, ma qui è tutta una storia. Bismarckiani. E qui è tutta una storia, poi lo vediamo. Non è il caso allora, di parlarne adesso. Allora, ma sì, ma hai fatto bene. E allora, l'intero popolo, in seguito al conseguimento dell'unità e della libertà generale, cesserà di avere vigore nel giorno in cui entrerà in vigore la Costituzione adottata dal popolo tedesco in piena libertà di decisione. Esattamente. Questa frase dice un coacervo di concetti. Esattamente. Cioè dice che qui non c'è libertà, possibilità di scelta. Esattamente. E che comunque questa è una cosa temporanea che però dura da 70 anni. Esattamente. E poi dopo vediamo il perché. Vabbè. Andiamo avanti. Poi c'è come altro. Ma questo spiega anche perché la Repubblica Sociale Italiana, pur avendo tre progetti di Costituzione, non indisse la Costituzione, cosa certo. Che avrebbe potuto fare, certo, e certo. Non fece per i soliti compromessi, certo, che conosciamo. Certo. Andiamo avanti. Allora, l'altro documento da esaminare in questa nostra analisi è la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio del 1969. Casualmente il 23 maggio ha anche la legge fondamentale. Vedi caso. No, guarda che roba, è incredibile. Sì. Sarà incredibile. Come se le date non fossero una cosa importante. Come ci spiega il 25 di dicembre. Infatti. Una data strana, perché è nato solo Gesù il 25 di dicembre. 13 dei sono nati il 25 dicembre. Vabbè. Andiamo avanti. Precedenti a Gesù Cristo. Esatto, tutti precedenti. Vabbè. Allora, qui insomma dice che all'articolo 2 addirittura, il primo articolo dice che la presente convenzione si applica agli stati. Articolo 2, definizione di pieno potere. Pieno potere indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato. Che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione e l'autenticazione di un testo di un trattato per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato per compiere ogni atto. Allora, per essere vincolato lo Stato deve avere questi crismi, perché quando fanno i trattati a umma senza la partecipazione di chi è poi succube di quella legge, di quel trattato non vale un cazzo. A parte, colgo l'occasione per dirti un'altra cosa. Come dice la legge internazionale sui trattati? Esattamente. Allora, e abbiamo l'esempio davanti ai nostri occhi. Altri stati che costituiscono l'Unione Europea, in occasione dei vari trattati, hanno indetto giustamente dei referendum. In Italia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Irlanda, e poi il popolo si è per Norvegia, Svezia. Espresso contro, oltretutto. Certo. Quindi ti immagini un po', in Italia, siccome è un paese molto libero, molto indipendente, e soprattutto gli italiani sono degli autentici patriotti, eh? E questi referendum non sono stati mai indetti. Certo, ma non è un caso, perché sanno benissimo che nonostante siamo dei coglioni, corrono il rischio di perdere. Sì, appunto. Molto fondatamente. Molto fondatamente. Allora, vediamo che cosa è la definizione di Stato, no? Lo Stato è un'entità politica che governa ed esercita il potere sovrano. Qual è la definizione? Ci sono 10.000 definizioni. Qual diciamo, è una sommatoria. Cioè tu hai fatto una sommatoria. Tu hai preso.
gli elementi dei concetti condivisi generalmente, quasi universalmente, sono 7-8 le teorie, sì, esattamente, e contemporanee, esatto, certo. È un'entità politica che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti ad esso appartenenti. Lo Stato si compone di almeno tre elementi: territorio, cittadini ed ordinamento giuridico. Poi ci sarebbero altri due, ma lasciamo stare. C'è anche la lingua. La lingua, c'è anche il know-how, certo, e la capacità del territorio di sostenere e mantenere la popolazione e quant'altro. Sarebbero vari, ma insomma, almeno tre devono essere assolutamente necessari. Quindi, Stato sovrano da superanus, non sopra il culo, ma superanus. Per loro sì, questi sì, culattoni. Certo, colui che sta al di sopra, lo Stato è superiore a un altro soggetto entro i suoi confini. Per essere tale, ascoltate bene, la sovranità deve manifestarsi come indipendenza nel rapporto reciproco con gli altri Stati. Per tale ragione, allora, lo Stato è indipendente e sovrano, sovrano al suo interno ed indipendente all'esterno, verso gli altri stati. Ma può uno stato invaso e capitolato e in stato di armistizio stabilmente tuttora occupato da potenze straniere essere considerato uno stato, e poi ci arriviamo, e soprattutto uno stato sovrano? Quando questo non ha mai sottoscritto un trattato di pace, per di più coi suoi nemici vincitori, invasori, occupanti, e quindi risulta in stato di guerra o armistizio, ha sottoscritto con solo un trattato di resa, certo, e non di pace. Certo. Definizione di Costituzione, quindi abbiamo detto che lo Stato deve avere una Costituzione. Definizione di Costituzione. La Costituzione è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondamentali dell'organizzazione all'interno dello Stato. Da un punto di vista descrittivo si può dire in linea generale che la Costituzione è la fonte principale o superprimaria da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti. Si intende, no, un regime costituzionale, certo, perché in un regime precostituzionale certo. Esisteva l'autorità del re. Certo, del re. Non... No, bisogna chiarirle queste cose. Certo. Però dice allora che allora prima della Costituzione, ma ci arriviamo. Carlo Felice Perché la Costituzione, quella valida della Germania che oggi possiamo noi riconoscere come valida, la Costituzione di Guglielmo II. Esattamente. È chiaro. E quindi questo per dirle, quella è l'unica valida che sì, può essere ritenuta. E mi piacerebbe sapere cosa ne dicono i giuristi tedeschi. Aspetta. E che sono stati dei grandi giuristi, allora, a cominciare da Carl Schmitt. Certo, si intende come Costituzione, quindi vera e propria, un corpo di leggi fondamentale prodotte dalla sovranità del popolo, di solito per il tramite di un'assemblea costituente. È il particolare atto normativo con cui viene stabilito un nuovo ordine statale e politico, in particolare indica il documento scritto nel quale sono contenuti i principi, i valori, le regole, gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale, come già detto. I fatti. Vediamo ai fatti. Dunque, occorre osservare che nel sistema delle fonti normative dell'ordinamento giuridico tedesco si collega al vertice il Grundgesetz, ovvero la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, il cui testo fu elaborato dal Consiglio parlamentare provvisorio presieduto da Konrad Adenauer dopo una fase preparatoria affidata a una commissione di governatori dei Länder situati nella zona di occupazione delle potenze alleate. Il testo predisposto dalla commissione che si riunì dal 10 al 23 agosto 1948 nell'antico castello di Herrenchiemsee in Baviera e rappresentò quindi la base di lavoro del progetto di Costituzione approvato poi definitivamente dal Consiglio parlamentare dell'8 maggio del 49. Anche qui 8 maggio del 49 dopo l'8 maggio del 45. Esattamente, no? Va tenuto presente una cosa molto importante, che Adenauer faceva parte dell'area cattolica, sì, assolutamente cattolica, in un paese come la Germania a prevalenza luterana, certamente, ricordiamoci. Certamente. Ottenuto il consenso dei governatori militari delle forze di occupazione, la legge fondamentale fu proclamata il 23 maggio. Questo lo dicono i testi ufficiali, non è che ce lo inventiamo noi. Ottenuto il placet dell'occupante. Esattamente. Perché se non gli stava bene e gli dava fastidio. Non gli davano il placet. No, ma la cosa incredibile è che l'altra cosa che. Questa cosa qua. Questo documento qua. Di Dwight Eisenhower, sì,
non è mai stato abrogato, è tuttora in vigore. E lo ridice pure la Costituzione, mo lo vediamo. La Costituzione, dentro la Costituzione del 1990, quella ultima, e poi tutte le varianti anche fino a quella del 2005, contengono il richiamo a questo qua. Certamente, è ovvio. Adesso lo leggiamo. Che dà diritto agli occidentali. Mo ci arrivo, non preannunciare che lo dico per esteso. Buono, calmo. Allora, abbiamo detto la definizione. Allora, infatti, quindi... Allora, al momento abbiamo detto, al momento della promulgazione la legge fondamentale venne considerata provvisoria in attesa della futura riunificazione tedesca, da realizzare riscrivendo un nuovo testo della Costituzione, come è scritto nell'articolo 146, non è che ce lo inventiamo, è lì dentro la Costituzione anche questa attuale. Sì. Per questa ragione, per rispetto alle norme del diritto internazionale, non venne chiamata Costituzione, perché Costituzione ha un senso giuridico-politico internazionale completamente diverso. La Costituzione rappresenta uno Stato, come abbiamo visto, uno Stato di fatto e di diritto, mentre la Germania è solo è uno Stato di fatto, non di diritto. Allora, questa è una cosa che ti voglio ricordare, perché è sempre importantissima. La Costituzione della Repubblica Romana del 1849 è una Costituzione che... La più rivoluzionaria che c'era all'epoca e ancora oggi. Allora, che l'occupazione francese, che non era una... Attenzione, era un'occupazione voluta da Napoleone III per prevenire l'occupazione austriaca. Ovviamente quelli della Repubblica Romana si sono difesi, certo. E abbiamo avuto molti morti, noi li abbiamo avuti, anche loro però. Però nei fatti non è stata abolita né dalla conquista da parte francese, che tra l'altro non aveva nessun diritto e non voleva abolire la Costituzione. Non era nel loro intento, la loro funzione era diversa. Dobbiamo ricordare che nel Parlamento della Repubblica Romana siedeva un Bonaparte. Oltretutto, il figlio di Paolina, dei figli di Paolina. Che non era proprio un Bonaparte di cognome, che vivevano in Bonaparte, vivevano quasi tutti. Ah, vivevano quasi tutti in Italia. Oh, l'altra cosa che sempre va ricordata è che il ritorno del Papa non ha ripristinato in se stesso il potere assoluto clericale. Perché esiste una Costituzione, il papato non l'aveva, tant'è vero che il papato... No, ma ancora adesso non ce l'ha. Infatti c'ha, giustamente come prima anticipavi te, c'ha la legge fondamentale. Esatto, e che leggeremo dopo. Per definizione la Costituzione deve avere quei trismi lì, deve avere il mandato della popolazione. Esattamente. Perché se non c'è quello non è una Costituzione. Ecco perché è calata dall'alto, pure la legge fondamentale tedesca è calata dal governo provvisorio di Dwight Eisenhower. Non solo, dobbiamo dire l'ultima cosa che è sempre importantissima ed è di questo tipo. Pio IX voleva anche lui fare la Costituzione e affidò il governo a quel Pellegrino Rossi che fu assassinato. Quindi vuol dire che anche il Papa aveva... Era nobiltà nera, quella dei banchieri. Anche il Papa comunque aveva percepito concettualmente l'importanza, ma chi era Pellegrino Rossi? Pellegrino Rossi era professore di diritto costituzionale all'Università della Sorbona. Quindi più chiaro di così. Andiamo avanti. Quindi era sicuramente socialista a livello... Beh, diciamo, era un costituzionalista. Un costituzionalista, socialismo non era democratico, nel 49 cattolico. Non era concepito. Sì, Proudhon c'era, come no. Erano, diciamo, sicuramente di un'area di anflatto cristiano. E sì, quindi siamo cristiano sociale. Sì, ecco. Sì, infatti. Ma tanto l'hanno assassinato. In embrione però era. E pare che fu il figlio di Cicciureacchio che l'abbia assassinato. Sì. È vero, comunque... sì, è vero, adesso mi sono ricordato. Va bene, andiamo avanti. Quindi, rileggiamo, al momento della promulgazione la legge fondamentale venne considerata provvisoria in attesa della futura riunificazione tedesca, provvisoria pure perché era imposta dagli occupanti, non ce lo scordiamo mai, tant'è che si chiama legge fondamentale, perché? Perché è calata dall'alto, non c'è una vidimazione a livello popolare, non c'è certo. Vabbè, andiamo avanti.
Quindi, al momento, legge Mela viene considerata provvisoria in attesa della futura riunificazione tedesca, da realizzare riscrivendo un nuovo testo costituzionale. Per questa ragione, per rispetto delle norme del diritto internazionale, non venne chiamata Costituzione, come appunto abbiamo detto. Con la riunificazione delle due Germanie, dopo la caduta del muro di Berlino, si decise di mantenere la Costituzione dalla parte occidentale, cioè, qua mi è sfuggito, la pseudo-Costituzione. La riunificazione della Germania sancita dalla cessazione dei poteri, dicono qua, alleati con il cosiddetto trattato dei 2+4, il che non è vero, poi lo vediamo. Questo trattato addirittura ci ha avuto tre nomi. Cioè, lo stesso trattato ha tre nomi a seconda della versione francese, russa o americana. A seconda della versione c'ha tre nomi, è tedesca, quattro nomi. Comunque, non ha tuttavia comportato una riattivazione del potere costituente. Ancora adesso si chiama legge fondamentale, quindi vuol dire che non è cambiato un cazzo. Esattamente. È chiaro? Quindi dal punto di vista tecnico-giuridico l'unificazione viene quindi realizzata modificando la lista dei Länder solo. Hanno aggiunto i cinque Länder successivi della Germania dell'Est. Ex Germania Popolare, ecco, tedesca. Hanno abrogato l'originario articolo 23, appunto, che elencava nome per nome, era esattamente, e che prevedeva fra l'altro pure la futura adesione delle altre parti della Germania non appartenente alla Repubblica Federale, cioè quella che sta in Ceca, nella Repubblica Ceca, che sta in Polonia, in Ungheria, eccetera, eccetera, cioè i vari enclave linguistico-culturale tedeschi, certo. Che sappiamo. Che sono stati indirettamente anche all'origine del secondo conflitto mondiale. Certamente, beh, l'annessione della Slesia, no? È naturale, tutte le varie cose che sappiamo. Esattamente. Allora, ho ottenuto il consenso dei governatori militari delle forze di occupazione e la legge fondamentale. Sono andato indietro. Dal punto di vista tecnico, abbiamo detto, il carattere di provvisorietà continua a caratterizzare in un determinato preciso certo senso linguistico, semantico, l'ultimo articolo della Grundgesetz, che resta tuttora parte integrante dell'attuale testo, come appunto dicevamo. Pur non prevedendo la specifica competenza di un organo né una particolare procedura, l'articolo 146, anche nella sua nuova formulazione conseguente alla riunificazione, stabilisce espressamente che la legge fondamentale valida per l'intero popolo tedesco dopo il compimento dell'unità e della libertà della Germania cessa di esistere nel giorno in cui entra in vigore una costituzione liberamente decisa dal popolo tedesco. Sarà a significare qualcosa questa postilla? Fondamentale, direi assoluta. Che è la postilla fondamentale unica. Della legge fondamentale. È l'unica legge, l'unica postilla fondamentale, esattamente. L'unico articolo vero della esattamente, legge. Esattamente. Cioè dice, questa è tutta carta straccia, sono tutte cazzate. Scusate tanto, rimandiamo a fra 70 anni. Sì, o fra 50, 70, 90. Il carattere proprio, dunque. Una postilla in questa determinata specifica posizione, con tale utilizzo di termini giuridico istituzionali, dovrebbe creare il massimo clamore ed attenzione e presa di coscienza. In 65 anni di vigenza la legge fondamentale è stata modificata 58 volte. 58? Ma incredibilmente, mai per porre mano definitivamente a questa sospensione del diritto. Hanno cambiato tutto, quindi si può cambiare. È naturale. Però quello non si è cambiato. Perché? Come la Costituzione italiana, certo, viene sistematicamente cambiata da questi autentici traditori. Ma non nelle parti che veramente contano. Esattamente. Nelle parti che non contano un cazzo, che fanno comodo a loro. Esattamente. Vabbè, insomma, qui tralascio le varie considerazioni, se no siamo qui troppo, ma va letto l'articolo 139, e che dice... Le norme della presente legge fondamentale non si applicano in ordine alle disposizioni emanate al fine di depurare il popolo tedesco dal nazionalismo e dal militarismo. Esatto. Cioè significa, articolo 100 dichiara, le clausole legali concernenti il nazionalismo e il militarismo non sono alterate dalla Basic Law, e cioè questo articolo apparentemente insignificante in realtà è importantissimo perché inficia tutto il resto della legge fondamentale ponendola all'arbitrio di altre forze, dice qui, Non solo, e altre quindi, forze non della nazione, certo, ma antinazionali. E quindi è una non costituzione, non sovrana, ed indica che le numerose leggi e proclamazioni dell'occupazione degli alleati rimangono tuttora valide ed effettive nonostante la Basic Law, cioè la legge fondamentale. Esattamente. La onde per cui se ne deduce che dalla Germania in realtà, che la Germania in realtà è uno Stato tuttora sotto tutela, occupato e a libertà condizionata e vigilata. Occorre ricordare sarcasticamente che Christian Tumischat, professore di legge costituzionale tedesca all'Università di Humboldt, ha pubblicamente dichiarato all'American Free Press che l'articolo 139 è un po' contraddittorio.
Tamushev afferma che secondo lui la Basic Law, nonostante gli ovvi problemi, uno, di essere temporanea, due, mai ratificata dal voto della popolazione, però ciò nonostante è una costituzione tedesca valida. Quanto gli avranno dato? Un bel po', eh? Certo. La Grund, dato qualche cattedra in più. Certo, la Grundgesetz è libera dell'università americana. Certo, la Grundgesetz è la Costituzione, benché sia chiamata con un nome diverso, misteri costituzionali. Andiamo avanti. Sì, ma dobbiamo chiudere. Sì, adesso non ci seguono. Allora. Sostenere l'incongruenza che la carente, imponente e impotente e temporanea Basic Law, legge fondamentale, funga per la Germania da Costituzione de facto, è a livello giuridico internazionale assolutamente inaccettabile. Ricordi logico, tuttora il fulcro del diritto legale internazionale Stato tedesco dovrebbe e deve essere considerato in base alla Costituzione del secondo Reich tedesco, quella della Repubblica di Weimar dell'11 agosto del 1919. Questa è l'unica Costituzione legale allo Stato dell'arte per la Germania, finché non sia firmato un trattato di pace vero. Questo accordo di pace, appunto, fino ad oggi non c'è mai stato. No, appunto, e non a caso, quello che viene fatto passare per un trattato di pace molto postumo del 12 settembre del 90, redatto a Mosca, non si chiama trattato di pace, infatti è stato definito diversamente, e nei trattati le parole contano e si pesano col misurino, infatti non a caso si chiama ed è definito come trattato sullo stato finale della Germania, ed incredibilmente in esso si fa pure richiesta che i confini esistenti fra la Polonia e la Germania fossero confermati e che nel futuro la Germania rinunciasse a qualsiasi rivendicazione territoriale. Esattamente, cioè, questa è una delle cause scatenanti. Questa è una, è una imposizione. La guerra belligerante, la guerra guerreggiata. Una Costituzione non può essere succube di un diktat. Esattamente, è ovvio. Deve essere libera. Esattamente. E quando c'è una limitazione alla libertà, non è una Costituzione. Anche questo aspetto qua. Allora, io concluderei adesso. No, aspetta, bisogna arrivare alla fine. Allora, in tutto questo, tralasciamo altre considerazioni che poi ve le andate a leggere. Ecco, la cosa importante che dicevo prima, la prima legge, cioè quella che vi abbiamo fatto vedere prima all'inizio, cioè quella della dichiarazione di presa di potere di Dwight Eisenhower, la proclamazione numero 1 che assegnava al generale Dwight Eisenhower l'autorità suprema nelle aree sotto il controllo statunitense, fu firmata il 13 febbraio 1944, ma poi riprodotta in quella dell'8 maggio del 45, ed è quanto ho dato sapere, non è mai stata abrogata. Quindi quella, ecco perché poi l'articolo 139 e poi il trattato sullo stato finale della Germania riconosce che c'è questa imposizione. Quindi andiamo avanti, abbiamo letto anche questo. L'altra cosa importante da dire è che, fra l'altro, Hitler, prima di morire, designò Dönitz come presidente della Germania. Costui autorizzò Jodl a stipulare Reims e altro. Una resa incondizionale di tutte le forze militari tedesche che entra in vigore l'8 maggio 1945, come abbiamo visto, e che stabiliva inoltre la nomina del presidente Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Quest'ultimo presidente non fu riconosciuto dagli Stati Uniti e Dönitz arrestato insieme agli altri membri del governo il 23 maggio. Quindi con il governo di aver comandato la guerra sottomarina, ma fu assolto, cioè dopo si è fatto un paio d'anni, mi pare. Sì, vabbè, ma è stato lì per il processo. Sì. Però voglio dire, questa dimostrazione che gli alleati non riconoscevano l'interlocutore Dönitz né von Schwerin. Quindi ecco, questo per dire che quindi nessun trattato neanche di resa è stato accettato dagli Stati Uniti. Tant'è vero che la resa è stata firmata sempre da generali plenipotenziari. Certo, però non essendo riconosciuto Dönitz, che era in quel momento il capo del governo, neanche il plenipotenziario poteva essere autorizzato a firmare trattati internazionali. Quindi, ma l'hanno firmata a livello locale, ad esempio. Sì, era una resa diciamo proprio delle truppe di stanza in quel luogo, e non neanche una resa ufficiale, fra l'altro. La resa ufficiale è stata firmata l'8 maggio del 45 e alla presenza dei quattro vincitori. Dalle forze militari, in ogni caso, ma non dalle forze politiche. Certamente, quindi prive di mandato politico, oltretutto. Allora, tracciamo tutto il resto perché sennò siamo qui ancora 20 anni, però la cosa è questa. Allora, premesso tutto questo, come fa la Germania, che è un non stato, non sovrano, occupato, ancora fermo a un armistizio manco valido, fra l'altro, che non ha mai firmato nessun trattato di pace, però
siede alle Nazioni Unite, quindi come fa, ce lo dovrà spiegare qualcuno. Siede alle Nazioni Unite come ci sta il Papato, come ci sta il Vaticano. Lasciamo perdere. Però, insomma, in tutti questi 70 anni, insomma, le cose ne sono successe tante, fra l'altro cose che ci riguardano da vicino, perché a partire dal 1952, col Trattato di Roma, firmato a proposito dello scambio dell'acciaio e del carbone, abbiamo primo trattato europeo propedeutico all'unità europea, certo, non a caso con fondi economici, certo, dopo il trattato iniziale, l'accordo di Parigi, quello del 48, no? E quindi allora, insomma, che è successo? È successo che uno non stato, non sovrano, con tutte le caratteristiche che abbiamo detto, ad un certo punto prende la leadership della comunità europea nel corso degli anni, e oggi ci dà i diktat a noi, alla Grecia, alla Spagna, all'Irlanda, all'Islanda e tutti quelli che vogliamo metterci ancora, che scalpitano e che ricalcitrano, che continuano a dare comandi come se fossero i ducetti da qualcuno riconosciuti, quando invece nessuno gli ha dato questa delega, no? Siamo tutti princeps inter pares, i 15 soci fondatori, i primi 4 addirittura, no? Noi facciamo parte dei primi 4. Non a caso il trattato è stato firmato a Roma. Quindi, non è un caso. Quindi non è che noi siamo gli ultimi arrivati, o i tedeschi primi, meglio. Ecco, quindi, anche per l'intrusione, lo zampino della Chiesa, Papa, lo sappiamo, ma insomma a questo punto lì ci sta bene. Sì, in quel caso lì è propedeutico, ha una, diciamo, una funzione positiva. Quindi abbiamo questo non stato che comanda la comunità europea, che in realtà anche essa è una non federazione, non confederazione, perché non esiste un trattato di unione davvero politico-istituzionale. Tu hai detto una cosa importantissima, questa cosa è importantissima, la non liceità della Germania si ripercuote sulla non significanza di una Unione Europea che potrebbe configurarsi solo sotto due forme, confederazione o federazione, certo. Non è nessuna delle due, certo. Cioè, e quindi non è nulla. Non è nulla, esatto. Perché a livello internazionale queste sono le due forme di associazione fra stati, non ce ne sono altre, però esatto. La comunità europea non si sa bene che cazzo sia. Va bene. Più stato, la federazione, la confederazione degli stati statunitensi del sud, certo, che perse la guerra, certo, contro il nord nella guerra 1861-65, certo, che non questo nome, capito? E allora andiamo al clou, perché alla fine in cauda venenum, come si diceva una volta, no? E quindi è lì che sta poi tutto questo afflusso di sangue, di filtri, di enzimi e di miscelazioni chimiche varie, alla fine porta il veleno alla coda dello scorpione, no? In cauda venenum. E quindi che cosa è? Praticamente noi abbiamo avuto in Germania una serie di leader politici importanti, ma due vanno evidenziati particolarmente perché indicano la, diciamo, la qualità endogena, più profonda, più recondita e meno diciamo, confessata della vera essenza della Germania. Esatto, di oggi, del regime che comanda oggi in Germania. In Germania. Allora, c'è un tale che ha fatto ben... Parlavano tanto di Andreotti, no? Che era onnipresente, onnipotente e quant'altro, i tedeschi ci pigliavano per il culo, no? Perché Andreotti fece 7 governi, no? Però si rappresentava direttamente allo zampino della Chiesa, nei governi. Però italiani. si scordano di ricordare, scusate il giro di parole intenzionale, che c'è un certo signor Helmut Kohl che ha fatto anche lui ben 16 anni di governo. Ed è stato anche lui defenestrato a seguito di scandali di tangenti, sì, per il suo partito e altre cosette. Beh, diciamo. Sono cose che si fanno abitualmente. Ecco, quindi i tedeschi tacciano di essere dei truffatori, truffaldini, voltagabbana, traditori, eccetera, quando loro fanno esattamente le stesse cose e anche peggio. E allora noi non vogliamo elevarci dagli altri rispetto a loro che hanno sempre questa puzzetta sotto il naso, però va esattamente che allora noi va detto questo, noi nel Parlamento attuale ci abbiamo
dei parlamentari che sono rappresentanza di lobby più o meno conosciute. Ce n'è una in particolare che è molto forte, che gestisce, diciamo, la gran parte dell'economia italiana, della politica italiana, della cultura italiana e quant'altro, ed è la forza ebraico-giudaica. E cioè, noi abbiamo circa 1000 parlamentari che rappresentano 60 milioni di cittadini, cioè circa un parlamentare ogni 6.000 cittadini, ogni 600.000 cittadini. Sì, dunque 1000 parlamentari, quindi diviso 60.000. 60 milioni. 60 diviso 1000. Sì, diviso 1000 sono uno ogni 60.000. Esattamente. Giusto? Invece questa lobby degli ebrei israeliani italiani, su circa 35.000 residenti ufficiali ebrei, bisogna vedere se ci sono ancora. Vabbè, diciamo 35.000, queste sono le cifre ufficiali, hanno ben 6 parlamentari, cioè un parlamentare ogni 5.000. Sì. Allora, questa è una disparità di trattamento che aveva percepito benissimo Hitler quando fece le cosiddette leggi razziali. Non è per voler fare pubblicità alla legge razziale, che qui la ricordiamo, ma perché la legge razziale non è quello che raccontano. Certamente. La legge razziale numero 1 del 33 prevedeva, adesso il numero esatto della legge non me lo ricordo, ma la prima, perché furono 3 le leggi razziali, la prima prevedeva che nella pubblica amministrazione esistevano circa l'85% di ebrei, l'85% dei pubblici dipendenti, compreso le università, sì, in tutto, compreso gli enti culturali, c'erano l'85% di e quindi i cittadini di durante 150 anni. Certo, e quindi loro, i cittadini tedeschi, erano diciamo sudditi e diciamo soverchiati e soppiantati da questa etnia molto spesso esogena, ma l'abbiamo visto poi successivamente. Bisogna poi ricordare a questo proposito che il nazismo non fu una teoria puramente tedesca, ma una teoria tedesca. Il primo razzismo nasce in Inghilterra. Nasce in Inghilterra e poi segue in Germania. Il cosiddetto antisemitico, certo, nasce in Inghilterra. Quindi questo o per dire. In Francia con De Gobineau o in Inghilterra. E poi piano piano si è diffuso dappertutto, quindi non è una ideologia tipicamente tedesca. Esattamente. Ecco. Quindi, che cosa veniamo ai nomi. Veniamo ai nomi. Allora, questo signor Helmut Kohl, in realtà, che ha fatto ben cinque governi governando la Germania per come 16 anni, governo. Come stato di governo, ha fatto poi una cosa incredibile, ha accomunato a sé, visto che lui era impresentabile, come suo alter ego, una signora che si chiama, allora era una ragazzina, poco più di una ragazzina, che si chiama Angela Merkel, o che quantomeno tutti conoscono come Angela come Merkel. La Merkel. Allora, il signor Helmut Kohl in realtà non si chiamava Helmut Kohl, ma si chiama Enoch Kohn Kahn. Kuhn, ecco, come Bela Kuhn, come Strauss-Kahn, eccetera, Strauss-Kahn e compagnia cantante, eccetera. Allora, e la sua sodale si chiama in realtà Rebecca, aspetta che c'ha 4-5 nomi, sì. Tutti non me li ricordo a memoria, si chiama... Devi andare a sfogliare la Bibbia. Aspetta, allora, dove sta? Devi andare a sfogliare il codice qua. Rebecca. Si chiama Rebecca Dorotea Angela Kastner, non Merkel, non Angela Merkel, ma Rebecca Dorotea Angela Kastner, figlia di un pastore evangelico tedesco, eccetera, di relazioni un po' strane. Ma com'è che uno... è come se Andreotti a un certo punto della sua vita si fosse cambiato nome. Beh, di fatto. Di fatto in effetti è successo. Fatto, beh, gliel'avevano messo dall'inizio. Sì. Vabbè, ecco, ma dall'inizio però. Dall'inizio. Non avrebbe potuto non chiamarsi che, sì, con un altro sì, nome, peraltro anche molto, molto nobile. Certo, molto nobile. Va nobile in tutti i sensi. In tutti i sensi. Allora, però la cosa strana è che uno si cambia nome a 35 anni. Certo. Cioè, quando già sei in una fase adulta. Come Ford, il presidente degli Stati Uniti, Ford, non Ford, il della Ford che era una persona seria, no, non solo, e diceva cose molto interessanti, come le scriveva nei libri, allora, ma Ford, presidente allora, degli Stati Uniti. Tutto questo per dire cosa? Che noi oggi abbiamo depositato questa denuncia
per il semplice scopo intanto di far conoscere e scandalizzare la gente che vede questo, questi nostri video, queste nostre dichiarazioni ufficiali e quant'altro, ma soprattutto per cercare di mettere in moto un processo logico, storico e istituzionale e internazionalmente, diciamo a livello internazionale universalmente conosciuto, di disconoscimento dello Stato tedesco e del disconoscimento dei trattati ratificati da tutti i paesi che hanno ratificato trattati imposti dalla Germania, perché ricordiamoci sempre che la Germania ha assunto la leadership a partire dagli anni 60-70 del secolo scorso, logica geopolitica che assolutamente non intenzionale, ricordiamoci bene che questi signori qua fanno programmi e progetti politici secolari, quindi non è che questo progetto di questa signora Angela Merkel sedicente, Angela Merkel, non è che casuale, perché va in giro per il mondo a romper cazzo anche a noi, per esempio, e a mandare le lettere di dimissione a Berlusconi perché vuole metterci Monti? Naturalmente. No? Attraverso suoi vari emissari, no? Come mai? Perché questa è la sua volontà, c'è un piano precostituito a livello, come ho detto, di dimensione epocale, no? Non è un piano finalizzato solo a mandare a fanculo Berlusconi, che poi fra l'altro finalmente ieri c'è stata una sentenza molto buona, devo dire effettivamente, una piccola parentesi, cioè che finalmente i giudici hanno detto che lui non può prendere di nuovo i poteri politici, finalmente, perché gli hanno ormai scontato tutto, i processi dei anni, i soldi del pubblico, dei cittadini proprio devastati, disseminati, dissolti, no, eccetera, per poi arrivare dopo anni di processi a questa situazione in cui, come niente fosse, lui è stato riabilitato in tutto, per fortuna che questa cosa qui c'ha un briciolo di senso che è sequenziale alla denuncia che abbiamo fatto noi, esattamente. Fra l'altro la denuncia in cui dicevamo che doveva seguire alla condanna amministrativa e penale anche quella sui diritti politici, e finalmente questo, almeno questo è stato riconosciuto. E con questo, cari amici, qui chiudiamo. Ciao, buona serata, buona giornata.